Un dipinto di cui non si avevano più notizie da circa due secoli torna ad essere patrimonio della città di Alessandria grazie alla Fondazione Krall. Si tratta dell'Ascensione di Cristo tra la Vergine e San Giovanni Evangelista con la famiglia del marchese Cesare Cuttica di Cassine, risalente al 1576. Il dipinto di Francesco Crivelli inizialmente si trovava in quella che era la chiesa domenicana di San Marco in Alessandria, poi trasferito in età napoleonica nel Palazzo Cuttica, veniva venduto al nobile genovese Durazzo nel 1812. Il dipinto poi riappare dopo circa 200 anni ad un'asta a Parigi nel 2020 come anonimo. L'esame autoptico seguito all'asta aveva permesso di rintracciare una firma abbreviata fatta risalire appunto al Crivelli. La Fondazione Cassa del Risparmio di Alessandria, con la collaborazione di questo collezionista che devo ringraziare per la correttezza e la disponibilità dimostrata, ha acquistato l'opera, quindi l'opera adesso è della Fondazione Cassa del Risparmio di Alessandria e a disposizione degli alessandrini qui nel nostro territorio. L'importanza dell'aver riportato in luce questa attribuzione sta proprio nel fatto che sino ad ora a questo pittore sono riferiti solo due dipinti, uno che è attualmente nel santuario di Inverigo e il dipinto appunto che la fondazione ha ora acquisito per la città di Alessandria, e si spera poi che degli altri studiosi si possano mettere in contatto con noi e che possano trovare degli altri documenti che ci permettano di localizzare meglio gli spostamenti del pittore e magari anche che vengano alla luce altri dipinti firmati. Contestualmente alla presentazione al pubblico dell'Ascensione di Francesco Crivelli è stata inaugurata anche la mostra Paesaggi e architetture, allestita nella parte temporanea della quadreria al piano terreno del Broletto di Palatium Vetus. In mostra 35 opere, tra cui dipinti di Migliara, Pelizza da Volpedo e Barabino, e due grandi prospettive architettoniche con figure del fine 600 in gran parte inedite, capolavori che vengono esposti per la prima volta.